Sto dando nuova vita alla vecchia scrivania. Ho ripulito tutto con il taglierino, là dove c'era un po' di resina, qui è stato tutto livellato e adesso sto incollando con tanta pazienza la pellicola e poi vi faccio vedere il risultato finale. Comunque, ricordiamola in queste condizioni. Vai, facciamo la transition. Benissimo, ma bene. Ho girato il mio primo contenuto in studio. Nata a coso, va giù. È proprio nata a coso. Ovviamente questi sono quelli per reschimica, perché poi quelli miei posso farli anche un po' più incasinati, però quelli per reschimica dovevano essere un po' più puliti, diciamo, visivamente. E per ora sono molto soddisfatta, dico per ora perché mo' ho finito di registrare, ho pulito tutte le cose, sistemato. Ma questa cosa, no? Voglio capire quanto dura. Insomma, allora io mi impegnerò perché mi impegnerò. Però, mo' così pulito è stato molto bello. Molto bello, non c'era niente in mezzo. Adesso metto tutto a posto. Speriamo, speriamo, mi tengo fiducia in te. Tutto ogni del futuro, ma se te tengo fiducia, veramente, non mi deludere, non mi deludere su questa cosa, perché mi sono trovata molto bene, non desaurì, non lasciare roba mia, se pulizia sempre le cose, non fa zozzosi, insomma. Allora, il mio studio non affaccia sul tramonto di pochissimo, però dai, un minimo di golden hour ce la godiamo. Minimo minimo. Allora, che giorno è oggi? Giovedì? È giovedì, sono appena tornata da Vicenza per un progettino che vedrete poi. È le prime volte in questi vlog che mi vedete un pochino sistemata. Giorno importante. Sai perché, Dudley? Perché sono arrivate le scrivanie! Qui e qui. E mi stanno montando il cassettone. Bene, e per oggi è tutto. Cioè, per la giornata di giovedì è tutto. Anche perché non so quanti treni ho cambiato, non so quanti autobus ho preso, va bene così. Andiamo a cucinare shukukamma e domani è un altro giorno. Un momento per ammirare il contrasto di questi due colori. Mi sembrava doveroso, proprio perché una volta che sto sistemata. Curiosità, mi mancava tanto così, ho queste rimanenze. Erano tagli per eccesso della trama e adesso cercherò di utilizzare questi taglietti per ultimarlo senza aprire l'altra confezione. Indovinate dov'è che verrà un'ipotetica libreria? Così, vediamo se riuscite. Comunque questo arancione se ne deve andare. Io non so veramente che cosa mi è successo. Allora, eccola finita. Mancano tutti i bordini del caso, ma vabbè, qui non ci facciamo caso, anche se secondo me se ci fai l'occhio non è che vai a Gonzaga, ho fatto questa cosa così illegale, però mi dà l'idea di proprio quei libri magici con le piante magiche e mi piace, però va bene solo qui, solo su questa parete qui. Adesso questa qua la devo rifare bianca. Intanto nell'altra stanza Angelo ha quasi finito la mia nuova scrivania creativa, che non doveva essere nera. Io non l'ho ordinata nera, l'avevo ordinata. Bella lì. Vabbè, comunque la devo ridipingere. Evviva! Allora qualcosa online riesco ad acquistarlo bene. Fotine check. Ok. Sì, mi piace tanto. Soprattutto mi fa un effetto inaspettato di stanza già mia, cioè questa è una cosa assurda,
assurda che di là non ho avuto. Avevo particolarmente paura per questa carta. Invece no, cioè, la sento già la mia stanza. Sono contenta. Momento beat. Quelli sono funghi! Stasera faremo i finferli con pancetta. Le cose belle della vita. La felicità. La felicità. Eccola qua. Sì, Ciccio, anche tu sei la felicità. È sabato, io sono alla tana, è sabato pomeriggio. Sono da sola perché Angelo è andato ad aiutare un suo amico, quindi oggi mi metto e mi dipingo tutto quello che mi devo dipingere, così possiamo mettere le scrivanie, visto che sono tutte finite. Dobbiamo solo posizionarle. Tutto ok, ho scelto i colori, siamo appena tornati da Leroy. Sono quelli definitivi, che ci stiano bene oppure no. Basta. Ho la mia salopetta, adesso ci cambiamo in stile Sailor Moon e ci mettiamo al lavoro. Eccoci qua, una Sailor Saturn dei poveri. Questo è il mio centro. Direi che questo colore ci sta, ci sta. Vabbè, adesso non si vede niente, però, ah, ecco, ci sta. Il colore perfetto per questa carta sarebbe stato il salvia. Mamma, piacevo proprio. Cioè, un conto qua sopra con tutti i disegnini, le cose, ma sulla parete no. Questo è davvero bello, ci sono riuscita, abbiamo coperto tutto, non è successo niente, non avete visto niente. Molto soddisfatta. Adesso la cosa che sto aspettando più di tutto è che Angelo metta quello specchio. Quello specchio che l'ex proprietaria doveva portare in discarica. E ho visto che siete rimasti scioccati anche voi di questa cosa. Comunque, lo specchio con gli altri specchietti. È domenica mattina, presto, sono circa le 9, finalmente posso vedere queste stanze con la luce del sole. Ciao! Questo è quindi il colore completamente asciutto. Molto bene. Allora, stamattina sono da sola, Angelo è sul bosco a prendere i funghi. Speriamo, speriamo torni con un bel bottino. La prima cosa che farò sarà questa stanza, che sarà la stanza dove andrà il PC e dove registrerò i video di Glitter e Candy. Quindi, ci siamo, ho lo scotch, ho tutto, devo solo finire di mettere questi per coprire i pavimenti e possiamo iniziare. Parete 1 finita, molto molto soddisfatta di questo colore e di come l'ho steso, molto molto brava. Non so se ve l'ho fatto vedere, ma cosa bellissima, guardate. No, ma che è sto colore, Carmen? Ma non avevo preso Candy. Ragazzi, non ci posso credere. Ho tradito Candy, cioè avevo preso questo colore anche per il nome. Ho tradito Candy per Carmen. Io pensavo di aver preso Candy. Mannaggia, miseria, mannaggia, non ce la posso mai fare. Questo lo devo cambiare. La mia vita, da quelli di Leroy mi stanno odiando. E questo è molto più caldo. No, in effetti mi piaceva di più questo. Solo che ieri quando ne abbiamo preso un altro per finire la stanza, perché mi manca tutta questa parte qua viola, credevo di aver scelto Candy e quindi abbiamo preso un altro Candy. Invece no, è Carmen. Tabù, tanto tanto, ora vi spiego. Visto che
gli errori servono per imparare e noi impariamo sempre dagli errori, io comunque avrei già dovuto portare indietro quest'altro colore perché ho deciso di tenere colorata solo una parete per stanza. Quindi qui ora vi faccio vedere, tra l'altro per dipingere la stanza di Glitter Candy mi sono messa questa maglietta qua in tema. Allora, ho fatto questa rosa, wow, bellissimo, no però Carmen troppo bella. Poi ho dipinto questo riquadro del termosifone, mi sembrava una cosa carina da fare, mentre questi due vicino alla finestra e quest'altra parete, adesso li facciamo. Beso. Gelati, gelati, mamma mia, ho una voglia di gelato adesso. No, dopo dobbiamo andare a prendere un gelato. Ho aperto la finestra in cucina e da lì entra il sole, quindi immagino anche nel bagno. Comunque, questa casa di domenica mi ha ricordato una cosa che voglio condividere con voi. Ci proverò senza piangere. Dunque, come vedete sto dipingendo qui, ma mi fermo un attimo anche perché sono un po' stanca. Allora, ho aperto le finestre, no? Non mi ero resa conto finora di quanto questa casa fosse simile alla casa che avevo con i miei genitori. Diciamo, le case che ho sempre avuto con i miei genitori, perché ne abbiamo cambiate tante. Però diciamo che somiglia molto a quella che avevo prima che divorziassero e anche quando a quella prima ancora di questa, che era proprio la nostra casa, bellina, eccetera, dove siamo stati più tempo. E praticamente cosa è successo? Che ho aperto, no? Ho visto questo bagno con le mattonelle verdi, che sono molto simili anche quelle a quello che avevo nell'altra casa. Mannaggia, perché... dicendo, è stato come sentire l'odore del detersivo di quando mia mamma la domenica mattina faceva le pulizie di casa, e appunto mi svegliavo, andavo a fare colazione mentre c'era mio padre che si preparava, e non lo so, mi è sembrato di sentire quei profumi, quindi cioè per me la domenica mattina ha il profumo del detersivo ed il profumo di mio padre prima di uscire tutti insieme, no? Quello che voglio dire è, visto che mi seguono tante persone giovani, anche ragazzini e ragazzine, godetevi i vostri genitori, lo so, è scontato, però ve lo volevo dire così in questo momento per farvi capire quanto sia importante. Godetevi i pranzi con i vostri genitori, le uscite con loro, quando siete a pranzo con loro, non vi distraete, non pensate alla vostra crush, agli amici, al fatto che vi dovete alzare da tavola perché ve ne dovete andare, ma veramente cercate di godervi tanto quei momenti. Se avete genitori che non sono divorziati, sono in buoni rapporti, eccetera, eccetera, anche se avete 30 anni, queste domeniche ci saranno comunque. Per me no. Sono molto grata di avere questi ricordi. Ci tengo solo a dirvi, se voi state vivendo quei momenti, viveteli bene e al 100%. Ho finito! È la mezza, però è tardissimo, devo andare a cucinare. Speravo di finire prima e di fare anche il corridoio, ma va bene. Mi piace tantissimo come è venuta, ora ve la faccio vedere anche con l'altra fotocamera, diciamo bella, molto luminosa, e visto che è più piccola dell'altra, il rosa va sul beige e quindi lo rende anche un po' rosa, mi piace questa cosa. Eccola qui, questa è la parete beige e poi c'è questa rosa, aiuto. Il mio momento preferito. Ah, tutta la vernice, vedete che belli! Poi non vi ho detto che in realtà su una delle pareti verranno tutti i disegni delle glitters, perché io una ce l'ho qua, ma ve li faccio vedere. Ho conservato tutti i disegni che le glitters hanno inviato o che mi hanno dato agli incontri durante i firmacopie. Li ho conservati tutti proprio per
pensando quando poi avrò la stanza con la parete dedicata a loro, perché in mansarda pur volendo non le potevo attaccare, e quindi una delle pareti verrà piena, piena dei loro disegni. Adesso ve ne faccio vedere qualcuno. Eccoli qua, qui ce ne sono veramente alcuni perché sono piena, pienissima di tutti questi disegni. Sono tutti i disegni che hanno fatto loro, questa sono io. Alcuni, in alcuni sì, sono anche io, guardate, cioè sono veramente troppo dolci. Poi ognuno ha disegnato i suoi personaggi preferiti, oppure tutti i personaggi. Cioè, guardate quanto sono carini. E niente, quindi sarà sicuramente bellissimo avere tutti questi disegni su una parete e ricordarmi ogni volta che girerò i video del loro affetto. Troppo contenta. Mio amore è tornato vittorioso con qualcosina, guardate che belli! Amore, ma siamo proprio degli hobbit. Quindi, visto che ce ne sono un po', sono pochini, però abbastanza per farci un bel piatto di tagliatelle. Ma come siamo belli al sole, eh? Amore! Allora, abbiamo sistemato le scrivanie, non fateci caso, poi devo pulire tutto. Questa è quella della stanza creativa, quindi qui è dove mi metterò a creare, così, perfetto. E ta-da! Non è ancora finito perché dobbiamo montare gli altri specchietti, però va bene, va bene. Va molto bene, qui metterò tutto il materiale per creare, per ora va benissimo.